Buongiorno a tutti. Allora, con questa presentazione io avrei piacere di presentarvi i risultati di una indagine fatta tramite analisi di metagenomica che aveva come obiettivo quella di descrivere le comunità batteriche presenti all'interno di polmoni di soggetti, di stambecchi, trovati morti e alla cui necroscopia il risultato predominante era appunto l'affezione polmonare. Come abbiamo appena sentito da Liliana, la malattia polmonare è la causa principale di mortalità nello stambecco nel Gran Paradiso. Le infezioni polmonari hanno una presentazione anatomopatologica che è quasi sempre aspecifica. Questo insieme alle condizioni di campionamento, che vengono fatte ovviamente in condizioni di campo, quindi in condizioni non ottimali, fanno sì che identificare l'agente eziologico primario sia difficile, se non impossibile. Questo perché non si possono effettuare analisi tipo l'analisi istologica o le colture batteriche o l'isolamento virale su campioni che non sono conservati in modo ottimale. E come tutti sappiamo, raramente le carcasse sono, ritrovate in condizioni tali per cui, un isolamento virale, ad esempio, è ancora possibile. Per provare a illustrarvi con qualche immagine, spero che la colazione sia già scesa, quindi possiamo vedere qualche polmone, le caratteristiche delle infezioni polmonari sono abbastanza uniformi sia per quanto riguarda le classi di età che colpiscono i vari animali e hanno fondamentalmente due presentazioni anatomopatologiche, una presentazione di polmonite a decorso acuto, subacuto, che può avere o meno un coinvolgimento pleurico. Un secondo quadro è invece una polmonite a decorso cronico, polmonite tipica catarrale purulenta, con organizzazione completa della fibrina a livello pleurico. Una terza presentazione di affezione polmonare è una polmonite più semplice, caratterizzata unicamente dalla presenza di protostrongili polmonari. Vi riporto brevemente, giusto per farvi capire, qualche dato di prevalenza su strongili polmonari che abbiamo ottenuto analizzando le feci di stambecchi marcati nel Parco del Gran Paradiso. Praticamente tutti, anzi 100% degli stambecchi, sono infetti con almeno una specie di strongilo polmonare e a livello individuale, visto che avevamo la possibilità di ricondurre il singolo campione fecale all'individuo marcato, c'è una struttura dell'infezione che fa sì che possiamo confrontare in modo abbastanza solido e dandogli una buona risoluzione i vari individui come un'unica popolazione. Quindi il nostro obiettivo era quello, abbiamo detto, di caratterizzare il microbioma, quindi la comunità batteriche presenti nei polmoni di stambecchi morti e trovati morti all'interno del Parco del Gran Paradiso fra il 2017 e il 2019. Abbiamo considerato in queste analisi 15 animali per i quali erano disponibili due tipi di campione, una porzione di polmone con lesioni polmonari, quindi affetto da polmonite, e una porzione di polmone apparentemente sano dal punto di vista macroscopico. I campioni provenivano dalla Val Savaranche e dalla Valle Orco, il range di età era abbastanza variabile fra i 6 mesi e i 18 anni e questi sono i gruppi di riscontro anatomopatologico sia dal punto di vista di pleurite che delle lesioni polmonari vere e proprie. Quindi avevamo pleuriti croniche, pleuriti croniche con esudato gelatinoso, poi delle pleuriti subacute o soggetti che non avevano un'affezione pleurica. Ancora dal punto di vista anatomopatologico sul polmone, le polmoniti sono state divise come croniche con esudato caseoso, broncopolmoniti semplici di tipo parassitario e broncopolmoniti a decorso acuto o subacuto. La tecnica di analisi
È una tecnica abbastanza simile a quella che vi ha presentato Alice prima, che utilizza come target genetico l'RNA, la porzione 16S dell'RNA ribosomiale, che è una porzione genetica che è comune a tutti i batteri, a tutto il regno dei protisti, e che ha al suo interno una variabilità sufficiente da permetterci di arrivare a dire questo batterio appartiene a una determinata specie, piuttosto che ad un'altra. Non si arriva a differenziare i sierotipi, come ad esempio possono fare le colture batteriche, ma si arriva a livello di specie. Che cosa ci attendavamo da queste analisi? Due tipi di risultati. Da un lato volevamo caratterizzare come varia il microbioma dei polmoni all'interno dei soggetti, quindi se soggetti diversi per età, per provenienza, avevano all'interno, variavano, avevano un microbioma differente. E al contrario, questi indici di diversità beta sono degli indici che invece confrontano la diversità dei microbiomi tra individui sulla base di caratteristiche ambientali, di caratteristiche individuali o di caratteristiche anatomopatologiche, quali ad esempio le lesioni polmonari riscontrate alla necroscopia. Questi sono i risultati, ovviamente da così non si capisce granché, però andando a vederli un po' più in dettaglio, quei parametri, vi dicevo, di alpha diversity, quindi quelli che ci indicano come variano all'interno i campioni, ci indicano che la variabilità della popolazione è come ci si aspettava, soggetta a una distribuzione normale. Scusate, questa, la ricchezza, quindi la numerosità delle specie batteriche riscontrate, varia in base al sesso e all'età con un valore medio di 67,77 specie batteriche riscontrate in ciascun campione. Questi sono, vi dicevo, come varia la numerosità delle specie in base al sesso e all'età, ma veniamo forse al punto più interessante, che sono come i microbiomi variano in base a, ad esempio, provenienza dell'animale. Vedete nel grafico in alto a destra i microbiomi che caratterizzano i soggetti provenienti dalle due aree di studio, in verde la Valsavara e in rosso la Valle Orco. Qua in basso l'altro fattore significativo, le comunità microbiche presenti nei polmoni affetti da polmonite sono sostanzialmente significativamente diverse da quelle che ritroviamo nei polmoni che hanno soltanto un'infezione parassitaria. In questo grafico qua vi ho riportato come invece le due porzioni sana e malata del polmone dello stesso individuo albergano praticamente la stessa flora batterica. Questi campioni erano stati analizzati separatamente per provare a introdurre una variabilità che sicuramente manca in questo campionamento, ma che dopo vi spiegherò come abbiamo provato a bypassare, perché noi qua non abbiamo una popolazione sana di controllo, okay? Non sappiamo che cosa alberga normalmente uno stambecco che non muore di polmonite. Questi sono tutti morti per polmonite. Ok? Guardando nel dettaglio che cosa troviamo in quei polmoni che hanno lesioni croniche o subacute e che cosa invece troviamo con significativa minore abbondanza in quei polmoni che hanno solo i parassiti polmonari, queste specie, pastorella. In particolare pastorella multocida è quella che troviamo con abbondanza relativa maggiore nel polmone malato rispetto a quello che ha soltanto un'infezione parassitaria, Mycoplasma ovipneumoniae, Truperella pyogenes, la troviamo con un dato di prevalenza significativo soltanto in quegli polmoni che hanno un decorso cronico, ma questo è sicuramente un batterio che è una sovrainfezione, quindi un decorso che è caratteristico di un decorso cronico. Ancora, batteri del genere Prevotella
Sono interessanti e meritano ulteriori approfondimenti perché il gene Prevotella è un gene che, ad esempio, nei pazienti umani oncologici si trova con maggiore frequenza proprio in quei soggetti altamente immunodepressi, soggetti a chemioterapia. Sono specie diverse da quelle che vediamo, che abbiamo visto nello stambecco, però il genere è lo stesso. Quindi, come proprio questo endosimbionte venga aumentato da nell'uomo da una immunosoppressione iatrogena, può essere che la stessa cosa succeda anche nello stambecco. Ancora l'ultimo, Moraxella, un altro batterio che è già stato implicato come agente sia primario, ma soprattutto secondario di patologia polmonare, ad esempio nel bigorna. Per concludere, allora, come vi ho detto, non ci sono differenze fra la parte sana e la parte malata. Per provare a trovare e a descrivere qual è il microbioma di un animale sano, dovremmo avere degli animali morti per qualcos'altro. Con lo stambecco, ovviamente, non possiamo avere l'animale abbattuto a caccia, ma ce l'abbiamo per il camoscio. Ed è per quello che, anche se qua non ve le ho presentate, abbiamo fatto le stesse analisi anche sul camoscio con patologia polmonare, che ha un quadro anatomopatologico sovrapponibile a quello del camoscio, scusate, dello stambecco, e insieme abbiamo messo anche i polmoni di animali sani abbattuti a caccia. Ben detto, allora, differenze significative fra i quadri semplici parassitari con quelli polmonari, e differenze che sembrano essere significative, ad esempio, per quanto riguarda il parco fra Valle Orco e Val Savara. Come questa variabilità è rappresentata in altre popolazioni, ovviamente non lo sappiamo, però darebbe informazioni utili proprio per irrobustire il dato che abbiamo presentato. Ancora l'ultimo dato di richness, quindi di numerosità di specie, molto più alto nelle forme subacute, ma quello ce lo aspettavamo perché man mano che la forma polmonare cronicizza, aumentano le infezioni secondarie a discapito di quelle primarie, che possono essere quelle effettivamente scatenanti la forma polmonare. Che cosa dobbiamo ancora fare a partire da questi dati? Indagare tutta la componente virale. Ci sono molti studi, ad esempio tutti quelli fatti sul Bigor, che dicono che molti di quei batteri che abbiamo trovato con maggiore frequenza sono solo parzialmente in grado di essere agenti eziologici primari, ma devono avere un virus dietro che innesca il processo patologico. Liliana vi ha presentato i risultati della sierologia sull'RSV e sulla parainfluenza. Probabilmente non sono questi i nostri target, dovremmo andare a cercare qualcos'altro. Queste analisi sono purtroppo ancora in corso. Un altro punto di partenza che ci devono fornire questi dati sono avere idea che questi tre generi, queste tre specie di batteri, sono presenti con maggiore abbondanza e quindi provare ad arrivare a un livello di tassonomico superiore, quindi provare la sierotipizzazione tramite coltura batterica tradizionale, perché qualora si trovasse un unico genotipo, un unico sierotipo circolante, quindi di tipo clonale, quello ci darebbe una indicazione molto più solida del fatto che quel singolo genotipo sierotipo clonale che circola in una popolazione affetta da patologia polmonare è effettivamente un agente patogeno di interesse. E ultima cosa, vedere appunto sulla popolazione non morta per patologia polmonare qual è il vero microbioma dell'animale sano e confrontarlo con quelli dell'animale malato, come abbiamo fatto in questo caso. Grazie.